Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi parlo di una nuova notizia di calciomercato in entrata che riguarda il nostro amato Lecce e allora ufficiale Ilber Ramadani è un nuovo giocatore appunto del Lecce. Prima di cominciare a parlarne vi chiedo di lasciare tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento qui sotto la vostra su questo nuovo acquisto. Come potete vedere la location è diversa perché sono fuori, ma tra qualche giorno ritornerò a casa e quindi ritorneranno chiaramente i video sulle partite del Lecce. Tra l'altro in 6 ci sarà la partita contro il Cadice, che ovviamente seguirò, e ci sarà il post partita. Ma bando alle ciance, parliamo adesso di Ilber Ramadani, giocatore albanese. Arriva a titolo definitivo per una cifra intorno a 1.200.000 euro. Tra l'altro il Lecce ha anche il 10% della futura rivendita del calciatore. Sono davvero molto contento perché Ilber è un mediano, ovviamente il suo ruolo naturale, può ricoprire anche il ruolo di mezzala, ha anche ricoperto in qualche ha fatto appunto qualche presenza come seconda punta, anche se non ha avuto risultati ottimali, invece sì, appunto come mediano e mezzala. E appunto, come detto poc'anzi, sono contento perché è veramente un gran bel giocatore. L'ho visto in azione con la maglia dell'Aberdeen, ma anche quando ha giocato in Danimarca. E devo dire che è un giocatore molto interessante, molto bravo con i piedi, e recupera tantissimi palloni, lancia bene i compagni. Molto simile a Hjulmand, ma a mio modo di vedere non sarà la sua riserva, visto che appunto si parla tanto di questa cessione di Hjulmand, ma è un giocatore che il Lecce avrebbe preso a prescindere, anche perché lo stava seguendo praticamente da un mese, quindi è un giocatore che, diciamo, voluto fortemente dal Lecce, e anche Ramadani voleva fortemente il Lecce, e finalmente la trattativa si è conclusa. Durante la sua carriera ha disputato fino ad ora 261 partite, ha segnato 9 gol e ha fornito 11 assist. Nell'ultima stagione, ovvero la 2022-2023, ha giocato con la maglia dell'Aberdeen, squadra scozzese che nello scorso campionato si classificò al terzo posto sotto i Rangers e i Celtic, centrando la qualificazione alla Conference League. Per lui 44 presenze, un gol e due assist, quindi comunque un mediano che segna un po' più di gol rispetto a Hjulmand, che in realtà non ha mai segnato con la maglia del Lecce, se non appunto qualche assist. Quindi insomma diamo il benvenuto a Ilber Ramadani. Adesso aspettiamo di vedere chi sarà la nuova punta del Lecce, ma sono sicuro che Corvino e Trinchera ci sorprenderanno, quindi piena fiducia in loro. Vi ringrazio per aver visto questo video, forza Lecce sempre, e alla prossima con nuovi contenuti sulla nostra squadra del cuore. Ciao a tutti.